Siedono in panchina con il 12 Piscitelli, 13 Padella, 14 Ferretti, 15 Montiel, 16 Davì, 17 Campagnacci, 18 Guerra. Risponde il Perugia di Andrea Camploni con Coppa che si concreta e si sostanzia anche con uno striscione. La Nord vince sempre, voi combattete. È il monito per i protagonisti in campo oggi dei Grifoni, che daranno grande battaglia. Due migliori reparti avanzati del girone che si scontrano quest'oggi. Ed ecco il fischio d'inizio. Difensivo Beneventano, intanto calcio di punizione, parte il tiro con il sinistro. Buona l'iniziativa del Benevento, chiude poi Gennaro Scognamiglio, attenzione al retropassaggio di Scognamiglio che rischia grosso Celiac, e quindi si riprenderà con rimessa in zona d'attacco per il Grifo, ancora con Nico, arriva sul fondo il cross per Eusepi, colpo di testa, tiro dalla bandierina, palla buona sul cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Massoni, alto del Benevento, ci prova Eusepi, buona la giocata, il tiro di Eusepi e la parata in due tempi di Baiocco, di tre passetti contati da Favigno, ecco la palla in mezzo sul primo palo, arriva Mazzeo Massoni, il tiro. Frosinone tiene troppo la palla sui piedi. Tanto ci prova Favigno. È difficile dal punto di vista tattico. Riprende ora. Attenzione, il destro dalla distanza che poteva premiare l'inserimento di Favigno. Ora ci prova Mancoso, il tiro dalla distanza alto sopra la traversa. Si distende con Simone Sini, estremo settore di sinistra. Ancora Sini, fa tutto da solo. Entra in area, il cross buono per Eusepi. Eusepi contro a non crederci per conseguire il bottino pieno e tornare a volare. Forza ragazzi, ci prova Mazzeo, la mette in mezzo verso Massoni, di testa a battere con il destro, la palla tagliata sul secondo palo, attenzione, libero sul Negro, si accentra, attenzione, palla per Evacuo, attenzione Evacuo, chiude Moscati, Negro, il tiro! In Serie A sarebbe iniziato davvero a piovere sul bagnato sulla stagione dei Grifoni. Ora ancora Evacuo in verticale per Negro! E forse finiscono qui le chance dei Grifoni, è così. Perugia 0, Benevento 0, altro pareggio per i biancorossi che rimangono all'asciutto da tre gare di seguito. Due punti nelle ultime tre partite, 2-0-0 interni con Prato, Fabio, ai giocatori biancorossi. Bisogna andare avanti uniti fino alla fine, ma c'è sicuramente da cambiare trend. A te Fabio per il commento finale. Sì, un 0-0 che...